Ritrovati nella fucina dell'informatica. Era un bel po' che non ci si sentiva, non ci si vedeva su YouTube. Vabbè, oggi comunque non faremo cose tecniche, oggi parliamo soltanto. Parliamo perché bisogna un po' capire le situazioni, le cose, come stanno. Allora, noi andiamo a parlare di hackers and crackers. Che pronuncia che è bellissima. Hackers and crackers, però c'è anche un'altra categoria, ci sono anche i freakers, che sono gli antenati di queste categorie. Ad ogni modo, perché faccio questo discorso qua? Perché non è chiaro il termine, cioè, si usa il termine hackers, ma in realtà lo si usa impropriamente. Beata ignoranza. E questo è un altro aspetto che mi va di considerare, l'ignoranza. L'ignoranza, l'ignoranza. Che brutta cosa ignoranza. Ad ogni modo, ci sono diversi tipi di persone ignoranti, diciamo così. C'è quella persona ignorante che non sa di essere ignorante, la vita va bene così e continua così tranquillamente, rimane nella sua ignoranza, gli sta tutto bene e lasciano andare avanti così. Contento lui, contenti tutti. Poi c'è un altro tipo di ignoranza o ignorante. È quella persona che è realmente ignorante, ma è convinta di essere una persona intelligente, una persona che sa tutto, ma in realtà non sa niente, perché lui ascolta solamente una campana, si beve quello che dice quella campana ed è convinto che è giusto che sia così. Ora, questo tipo di ignoranza è accompagnata da un'altra brutta caratteristica, che è la presunzione. Quando l'ignoranza accompagna la presunzione e viceversa, è inutile stare lì a discutere, non se ne esce fuori, lasciate perdere, lasciate l'ignorante che rimanga ignorante e viva la sua vita così. C'è un terzo tipo di ignoranza, che è quella persona che sa di essere ignorante, ma non vuole rimanere ignorante, vuole migliorare la sua condizione mentale, se non altro. E allora si prodiga, si informa, cerca di sentire più campane. Perché, dice giustamente, ma perché devo ascoltare solamente una voce? Potrebbe non essere quella giusta, potrebbe essere quella artefatta, quella montata ad arte per farti credere cose che in realtà sono ben altro. Ecco, io mi definisco una di quelle persone lì, ignoranti, ma però che non vuole rimanere ignorante. Insomma, anche nella mia vita lavorativa, io mi sono affacciato al mondo del lavoro, nell'informatica. E non sapevo proprio niente, ho dovuto proprio imparare da solo. Mi mettevo lì con i manuali, e non sapevo il mestiere, con i manuali a studiare, provare, vedere, capire. E sono diventato una persona che ha imparato sei linguaggi di programmazione, sei linguaggi. Quindi non è che sono una persona intelligentissima, mi sforzavo di mettere in pratica quello che imparavo e riuscivo, eh. Quindi sono un ignorante che però ha la capacità di progredire. Perché andava a cercarsi le informazioni. Ora noi partiamo da questo presupposto, perché parliamo di questa ignoranza? Perché si usa il termine hackers in maniera impropria. I canali di informazione mainstream, che sono una manica di ignoranti, perché sono ignoranti, sono convinti di sapere e quindi sono anche presuntuosi, i canali mainstream, ecco, hanno usato il termine hackers in maniera impropria. Allora, in realtà, c'è tutta una categoria di persone, di individui. Prima c'erano i freakers, poi sono arrivati gli hackers e poi sono arrivati i crackers. Adesso vediamo di capire chi sono questi tipi di persone, queste categorie. Cerchiamo di individuare e spiegare il loro modo di essere, giusto per non essere più ignoranti sul termine. Avete sentito poco tempo fa, è di ieri, oggi siamo al 13-14 di maggio, non mi ricordo cos'è. La Merkel ha subito un attacco hacker. Ricordiamoci questa parola, un attacco hacker da parte di hacker russi. Ma le cose stanno realmente così? Sono veramente stati gli hackers? Bene, ora cerchiamo di capire chi sono gli hackers, cosa fanno, cosa facevano e cosa faranno. Bene, proseguiamo nell'argomento allora. Allora, proseguiamo con ordine. All'inizio c'erano i freakers, si scrive PH-Reakers. PH, Rea, CK, Ears. E queste persone qua, il loro divertimento era manomettere i telefoni. Si divertivano a fregare la compagnia telefonica. In realtà, questo nome
Freakers, con scritto PH, deriva da un'altra parola, che invece del PH c'è proprio la F, Freakers, che sarebbe quella persona che è impallinata in maniera maniacale riguardo a una particolare specializzazione. E allora c'era questo qua che era specializzato nel manomettere i telefoni, per giusto appunto fregare le telefonate alla compagnia telefonica. Quindi il termine esatto sarebbe phone freakers. Accorpando i due termini diventa freakers. E questi sono i primi, la prima gentaglia, così, gentaglia anche simpatico oltretutto, che si dava da fare per fregare il prossimo. Siamo intorno agli anni 40, 50, forse anche prima, ed è la prima categoria di furbacchioni, chiamiamoli così, dai. Perché in effetti fregavano le telefonate, in sostanza. Passano gli anni. Arriviamo alla fine anni 50, inizio anni 60, ed è il momento in cui nascono i veri hackers, hackers con l'H davanti. Hackers in realtà significa colui che fa a pezzi. Hack, la parola hack, H-A-C-K, vuol dire proprio, anzi il termine, il verbo to hack è proprio fare a pezzi. Quindi gli hackers erano quelli che facevano a pezzi. Che cosa? Vediamo che non è che faccio solo a pezzi i telefoni a martellate, no, no. Sempre al MIT siamo comunque, siamo sempre al MIT. Allora, come si sa, nei campus americani ci sono dei gruppi di studenti che hanno vari hobby, vari modi di passare il tempo, no? E uno di questi gruppi, che era chiamato Signals and Powers, avevano la mania dei trenini elettrici. Trenini elettrici. E questi sono i primi hackers. Erano impallinati con i trenini elettrici. Cosa fanno questi qua? Praticamente utilizzavano tutto ciò che trovavano a portata di mano per poter migliorare la loro struttura dei trenini, la loro piccola ferrovia, no? E quindi se trovavano pezzi di telefono usavano quelli, se trovavano pezzi non so, di un'automobile, lo utilizzavano magari per poter fare manovrare gli scambi, via dicendo. Questi erano i primi hackers, appassionati di trenini. Ma che ha a che fare questo hacker appassionato di trenini con un computer? Ha a che fare perché un bel giorno al MIT arriva un computer chiamato TX0. Viene regalato da una società che si chiama Lincoln Laboratory, che non utilizzando più il TX0 perché passavano al TX1, danno al MIT questo computer. Lì c'è un ente, un gruppo di persone che lavora su questo computer e gli appassionati di trenini si spostano in massa nella sala dove c'è questo computer. Incominciano a studiare il computer e applicano i linguaggi di programmazione attraverso delle interfacce per pilotarsi i loro trenini. Avete capito? Questi vanno a manomettere un computer per far giocare i trenini. O per giocare i trenini. Sono i primi hackers. Bene, arriviamo agli anni 70. I computer si sono evoluti. Ci sono diversi linguaggi di programmazione, ci sono diversi freakers anche lì in mezzo, freak non quelli che manomettono i telefoni, quelli impallinati dei computer a questo punto. Uno di questi sembra che si chiami Richard Stallman, uno dei primissimi hacker evoluti, che poi andrà a lavorare poi anche in IBM, questo, Richard Stallman. Lavora in IBM e scrive un compilatore per il linguaggio PL1 che io ho utilizzato quando lavoravo in Fiat. Andiamo avanti col tempo. Andiamo avanti e arriviamo alla fine degli anni 70 e qui gli hackers arrivano a una svolta. Perché alcuni hackers da buoni diventano cattivi, si volgono al lato oscuro della forza. Quindi specifichiamo che l'hackers all'inizio era una persona che sì, andava a ficcare il naso nei programmi, nelle strutture dei computer,
più, devi dicendo, ma lo faceva con un fine buono, cioè diceva, io sono andato lì a capire che c'era un problema e te lo sto dicendo. Io ho manomesso il computer, ma ti sto dicendo dove lo manomesso, come lo manomesso, perché ti voglio far capire che c'è un problema. Quindi l'hacker lavorava a un fine buono. Fino agli anni 70 la cosa cambia significato, perché nascono quelli che vengono definiti i white hat hackers e i black hat hackers. Gli hackers dal cappello bianco e gli hackers dal cappello nero. Ecco, quelli dal cappello bianco sono quelli buoni, mentre quelli dal cappello nero sono un po' i furbacchioni che lo fanno con un fine personale, ma non sia manomettere il computer, lì già iniziano i primi personal computer si affacciano sulla scena e quindi non lo fanno più con un proposito buono, ma lo fanno per mettersi in mostra, per far vedere che sono più bravi degli altri. Ti manometto il computer, te lo manomesso, te lo lascio sfasciato, così è, e così rimane. Ora, se vuoi, t'aggiusti. E mia opinione è che i white hat hackers vengono presi dall'industria ai fini di migliorare la sicurezza dei propri sistemi. E quindi quelli che sono buoni trovano lavoro, gli altri che sono cattivelli si trasformano in qualcosa di peggio e diventano i crackers. Sono quelli che si divertono a disassemblare, a fare il reverse engineering sui programmi, al fine di scoprire quali sono i serial number o quali sono le vulnerabilità per fare ulteriori danni. E questo è il termine corretto, crackers, che poi in effetti c'è anche il paragone con il cracker, quello che mangiamo, fa crack, fa crack. E loro craccano i sistemi ai fini malvagi, è proprio così. I white, no, i white, i black hat hackers diventano i crackers, quelli che fanno seri danni ai sistemi informatici. Quelli che quindi hanno fatto l'attacco al sito tedesco dove la Merkel c'ha i suoi segreti ed erano dei crackers russi, il loro scopo era di andare a scoprire cose importanti oppure mettere in seria difficoltà il sistema informatico della Merkel e di tutti i suoi accoliti. Poi c'è tutta una categoria di crackers sparsi per il mondo, vanno proprio dalla Russia verso l'Oceano Pacifico. Da quella parte lì c'è gentaglia che ha lo scopo di mettere in seria difficoltà il mondo intero. Ma la cosa curiosa è che tanti crackers vengono presi, io suppongo, dalla CIA, dai servizi segreti, proprio con lo scopo di andare a ficcanasare, ficcare il naso laddove non dovrebbero. E caso famoso, il famoso virus Stuxnet, scritto Stuxnet, che era stato messo a punto dai servizi segreti americani e israeliani con l'intento di andare a manomettere, quindi bloccare i sistemi informativi iraniani dove si fabbricavano le bombe atomiche. E ci sono riusciti, eh? Ci sono riusciti. I cracker sono riusciti a infilarsi nei sistemi informativi iraniani e bloccare e mettere in serio pericolo l'intera umanità. Perché se poi leggevano le scatole facevano esplodere le bombe atomiche. Siamo andati vicini. Ecco, questa è la storia. I freakers, gli hackers e i crackers. Gente che lo faceva per divertimento, gente, gli hackers, che lo faceva con lo scopo di mettere a nudo i problemi e cercare una soluzione per migliorare i sistemi, e i crackers, che hanno lo scopo esclusivo di fare danni e anche di arricchirsi se possono. Sono quelli che magari si truffano anche nei sistemi informativi personali per andarti a fregare i codici delle carte di credito, le password e via dicendo. E questo è tutto. Quindi vi ho illuminati sul hacking, le sue varie sfaccettature, le origini. Adesso siete o siamo meno ignoranti di prima. Abbiamo qualche informazione in più. Ok? E questo è il motivo per cui dico che i canali mainstream sono una manica di ignoranti, perché usano impropriamente il termine hackeraggio. Non è hackeraggio, è crackeraggio. È crackeraggio. Quindi quando sentite dire è stato hackerato il sito, no, no!
No, è stato craccato il sito, eccetera, eccetera. Hacker ha il valore positivo, buono, fa del bene al prossimo, ti dice qual è il tuo problema e ti aiuta a risolverlo. Vedi? I canali mainstream dicono quello che vogliono, come vogliono, non sanno a volte quello che dicono. Vi dicendo, vabbè, dai, finisce qua la storia. Vi ringrazio per l'ascolto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Se volete iscrivervi al canale, fatelo volentieri. Io sono ben contento. Tanto io non becco soldi per niente, quindi sentitevi liberi. Ok? Bene, ci vediamo allora al prossimo video. Faremo qualcosa di tecnico stavolta, non ci perderemo in chiacchiere. Ok? Bye bye!